Gentile collega, la ringrazio. Occorre fare un po' di chiarezza. Il lavoro smart è stato la risposta emergenziale al lockdown. Si doveva tenere a casa i dipendenti pubblici e lo si è fatto in questa modalità. Si poteva metterli in cassa integrazione, come è stato fatto nel privato, si è preferito il lavoro cosiddetto smart. Idea intelligente. Ma mi dispiace di contraddirla, anche ricordando il mio antico mestiere, professore ordinario di economia del lavoro, le posso dire che il lavoro agile, il lavoro smart, non ha affatto fornito, garantito i servizi pubblici essenziali, quelli li hanno garantiti i lavoratori della sanità, i medici, gli infermieri, i lavoratori della sicurezza, i carabinieri, i poliziotti, in progress i lavoratori della scuola, i lavoratori smart non hanno affatto garantito questi servizi. Prima cosa. Secondo elemento, questo tipo di lavoro può essere pensato come modello per il futuro. Attenzione, perché questo tipo di lavoro, costruito dall'oggi al domani, spostando dalla presenza a remoto, a da casa, l'organizzazione del lavoro pubblico, è senza contratto. Cioè questi lavoratori non hanno un contratto, è senza obiettivi. Non c'è stata nessuna riorganizzazione per obiettivi del loro lavoro. È senza tecnologia. È lavoro a domicilio con uso di smartphone e di computerino di casa. È senza sicurezza. Abbiamo visto il caso del Lazio. Quindi è un lavoro a domicilio all'italiana. C'è una bellissima definizione su Wikipedia, edizione inglese, che dice che sostanzialmente è un lavoro self-service all'italiana, da casa. Allora, pensare di proiettare questo tipo di organizzazione nata nell'emergenza nel futuro, questo mi sembra un abbaglio. Abbiamo il PNRR, abbiamo la digitalizzazione, abbiamo cambiato il modo di fare i concorsi pubblici, digitalizzati, abbiamo in programma l'interoperabilità delle banche dati, il passaggio al cloud. Ecco, questo è il futuro, questa è la modernità, non un lavoro a domicilio, senza futuro, senza tecnologia, senza contratto, senza organizzazione. La ringrazio.